Ciao Oscar. Mi vedi? No. E adesso? No, non ci sei ancora. E adesso ci sono. Ciao Oscar. Ero qui col... Sì, ma in che lingua è, scusa? Giappo. Non ce l'hai nella lingua decidente? Sì, ce l'ho anche in una lingua decidente. Apposta. Questo è italico. Ancora meglio. Però Vedi? da dov'è che viene? Ragazzi, io ne avevo di capelli ai tempi, Quanti anni ha? Tanti, un botto, Più anni di siamo... me, penso, guarda. E credo che una quindicina ce li sia tutti, No, eh. più anni di me, mi spiace. Una quindicina sì, stiamo parlando, credo, cos'eravamo, intorno al 2004 forse. No, lei è stata limitata nel 2003, quindi mi sa anche prima. Forse però era uscita solo in inglese, bisognerebbe Sì, no, controllare. dico Italiana italiana, forse 2004. 2004, forse addirittura ancora più tardi, Bisognerebbe 2006. controllare. Ma perché stiamo parlando di questo, E scusa? stiamo parlando di questo perché, vabbè, questa è una carta che ho nel cuore, anche perché tra l'altro il primo torneo a cui ho partecipato io ufficiale di Yu-Gi-Oh! Ero un nabbo di quelli tremendi e mi sono Anch'io, presentato con un mazzo, che, cioè i classici mazzi da bambini fatti così, un miliardo di carte, e soprattutto c'era dentro la carta a cui tenevo più di tutte, che era proprio lui. Il Chaos Imperatore della da solo fine, valeva il triplo rispetto a tutte le altre esatto, carte ovviamente. Oh, c'avevo tre esistenti. draghi bianchi. E appena arrivato, ho fatto amicizia con un paio di ragazzi, Andrea Rossi, lo salutiamo. E subito ha cominciato a dirmi: no, guarda, questa non la puoi giocare, questa non la puoi giocare. Non era stato un problema finché non mi disse: questa non la puoi giocare. Cioè, lì praticamente mi è caduto il mondo addosso. Beh, no, ma com'è possibile? È in banned list. Sono passati una quindicina d'anni e, ragazzi, adesso non è più in banned list. Tutto questo un po' di roba. Era per dirvi che stiamo per parlare della Stiamo banned. per parlare della banned, ma l'avete intuito anche dal titolo, e ho voluto esordire, parlando di un, normalmente seguiamo l'iter, per cui parliamo prima delle nuove Quindi bannate, poi delle limited, delle semi-limited e poi delle non più in banned. Oggi abbiamo voluto esordire con una carta che passa da bannata a limitata, a 1. Beh, per me è già meglio che niente. da quando esiste la banned nel 2003 era limitata, dal 2004 bannata e oggi Ragazzi, torna. torna finalmente a una piccola errata, Piccola, diciamo, grossa errata. piccola grossa errata, nel senso che comunque c'è, prima il suo effetto non aveva una limitazione forzata, adesso lo puoi fare una volta per turno. Però direi che è un bel one shot volendo, per un bel closer, Sì. secondo me. Perché poi per il resto del turno non puoi attivare effetti o carte, quindi lo devi fare alla fine di tutto. Fai tutto, poi fai lui, chiudi. Direi Per che, insomma, forza. con questo esordio dedicato al nostro Al CED. Ced, ce l'abbiamo con il giapponese. Ero talmente innamorato di quella carta, c'avevo anche il Però è giapponese. bella, Il altrimenti giapponese. giapponese Ultimate è qualcosa di veramente spettacolare, ragazzi. Peccato non si potesse usare, poi tanto non si poteva usare neanche quella, No, quindi tanto come valeva. token proprio. Poi vabbè, ci sono altre carte che mi stanno a cuore, ma adesso le vedremo con calma. Seguiamo l'ordine adesso, dai. Seguiamo l'iter. Allora, la prima era Fairy Tail, coda favola, neve. Quel Linatsu, no. Non l'ho mai letto, Ah, non l'ho mai no, non quel visto. Fairy Tail. Cioè, l'anime non l'ho mai. No, Ah, esatto. ecco. Bannata, vabbè, si giocava uno, quindi se la devi toccare la banda. Si Però giocava in Burning Abyss e in Thunder Dragon. era un po' troppo Era un po' forte. forte perché poi in Thunder Dragon stai bannando le altre per evocare lei. Non solo hai il beneficio di portare lei che quando entra copre uno e comunque 1850, eccetera, dà fastidio, ma anche bannando i Thunder Dragon che hai nel cimitero o sul campo, triggeri tutti gli effetti. Insomma, è finita la favola. È finita, sì. Vabbè, però ci sta, dai, è andata. Cioè, comunque, questa entra effetto rapido e copre un pezzo sul terreno. Tu magari stai facendo il tuo combo, ti copre un mostro che magari nella zona extra, perché non è un Link, è un Xyz magari, te lo copre, ti blocca tutto. Cioè, era troppo forte, dai, è giusto questo. Sgrava. Poi Grinder Golem, il golem frita tutto, idolo. Scusate se rido, ma veramente idolo delle masse, ragazzi. Era 1, va a 0. Perché faceva parte di un FTK e vabbè, quindi è giusto.
E poi comunque queste carte che generano token gratis, tipo diciamo che nell'era Link comunque sono sbagliate. In generale, parlando di Link, mi sembra che... No, ma poi c'è un'altra che genera salto a quello dopo, il numero 42, che è un Nixis che fai facilmente, che genera quanti token più possibile sul terreno. Quindi magari se tu hai il campo vuoto, fai lui nella zona mostri extra, ne generi 5, così, gratis. E vabbè, quindi giustamente va a 0, mi spiace per Spreafiori, ci stava facendo un mazzo intorno, ciao Spreati, abbiamo avuto. Sempre parlando di Sprea, salutiamo anche Rongobombo. Rongobombo, sì, perché lui gioca i mazzi sbagliati. Numero 86, finalmente. E quello era ora che lo toccassero. A dicembre non hanno toccato direttamente lui, hanno toccato carte intorno. Tutto quello che girava intorno. Il Cavaliere dell'Armageddon a 1, eccetera, che hanno detto magari diventa un po' più instabile. Quello. Cavaliere dell'Armageddon, questo giusto per anticipare, eh. Sono un po' arrabbiato su sta cosa. Però comunque continua a esistere, 86, ha fatto top a Milano, ha fatto top in altri eventi, quindi... Top 2, era un po' sbagliato, E poi troviamo un altro Link che entra in banne, sì. Uno un pochino forte, il Wumbler, che permette di scartare fino a due carte nella mano dell'avversario ogni volta che viene evocato special un mostro in una zona puntata da un tuo mostro Link, quindi... Sai. Esisteva una combo in Thunder Dragon che ti faceva scartare 5 in un... Bello, perché bello, sapete che io adoro far scartare carte all'avversario, però diciamo che... No, vabbè, è un po' ingiusto come... C'è comunque un argine da dare. No, troppo forte comunque, perché poi ho l'in 4 generico, lo fai facile, e specifica solo che deve essere evocato special un mostro in una zona puntata da un Link. Da un non lui, da un Link che controlla. E insomma... Troppo forte. Sta limitando un attimino troppo le possibilità di gioco dell'avversario, E ragazzi, ci ho lasciato l'anima su questa carta. Cos'era? Draghi della leggenda, io mi ricordo Draghi della leggenda, forse. Sì, spettacolo. Cioè, ragazzi, Soul Charge ha fatto un pezzo di storia e pare che per un po' adesso vada in pensione. Però è troppo forte. Però cioè, ti rendi conto che a me mi hanno smontato praticamente tutto il mazzo antimetra. Hanno tolto l'Armageddon, hanno tolto Soul Charge. Allora! Beh, allora, scherzi a parte, Soul Charge andava toccata. Indubbiamente, oggi come oggi, sono veramente troppe le cose che tornando in campo potrebbero determinare la vittoria o la sconfitta su una certa partita, quindi... Esatto. Ma poi anche riporto il Link 2 o 3... E così poi dopo quello per farlo in 4 facilmente. Cioè, diciamo che è veramente sgravevole. No, mi spiace per i mazzi che la usavano come stepo fondamentalmente e non come carta di supporto per strategie, per l'appunto come il fatto di doverci restare eventualmente il Link 3 per fare Link 4, perché comunque sia era una carta molto versatile. Ovviamente era una delle carte più versatili, una carta comunque equilibrata, perché comunque sia ok che resti quanto vuoi, però ci paghi 1000 per ogni pezzo e salti la battle phase. Però c'è da dire comunque che l'era Link ha un po' cambiato le regole del tutto, sconvolgendo anche determinati equilibri, e quindi siamo arrivati al punto in cui, ragazzi, ci tocca salutarla. Ciao, Soul Charge, è stato un piacere. Passiamo poi. Parlando di limitate, vabbè, il CED. Abbiamo parlato del CED, parlando di limitate. Ha qualche annetto anche questa. E anche questa direi che ha qualche annetto, cioè io credo di averla vista giocare una volta. Il Cyberstein. Stiamo parlando di Cyberstein. Ho temuto lo sban di Cyberstein addirittura già... uno o due anni fa, se non erro, che in Giappone già si utilizzava e aveva un mazzo combo basato sulle fusioni che riusciva a fare comunque OTK, se non addirittura FTK, però non fu sbannato da noi. Ora anche ora, Zed in Giappone era già stato sbannato. Ora viene portato a limitato, quindi ne possiamo avere una copia. Però non dovrebbe essere un problema, dai. Non è che è così serciabile, ma infatti pago 5.000. Vader,
Cioè, io sinceramente non ne ho visto così tanto il problema. No, cioè, nel senso, nell'era delle entrap, io l'avrei sbannata anche prima una cazzo del genere. Ma poi perché ci sono, ok, uno può fare il Cyber Drago finale e va bene, però altre fusioni, tante altre fusioni specificano non può essere evocata specialmente in altri modi se non tramite fusioni. Quindi diciamo che ci troviamo in un'era più equilibrata rispetto a quelle che sono le potenzialità che aveva ai bei tempi il Cyber, se che ricordo, cioè era vinceva le partite da solo, cioè era Carlo Cyberstein, pago, fai qualcosa, no? Andiamo alla prossima. Quindi ci sta. Questo. Sì, di questo ne volevo parlare perché è una cosa che mi ha un pochino personalmente scontentato. E vabbè, mi avete tolto l'Armageddon Knight. Mi avete giustamente tolto Soul Charge. Io sto giocando Antimeta, non è che sto giocando. Mi toccate pure The Grefer Oscuro! Anche il Grefer Oscuro a 1! Ho due Malicious! Come cavolo li faccio girare più? Dai! Tu in pista hai scatto Malicious. Dai! Meno male che mi hanno fatto lì l'altra magia, la Secret, sì. che è come giocare con sei pescate del destino. Però, insomma, è un po'. Questa devo dire che personalmente un po' maluccio. No, non è che l'abbia tanto capita, perché comunque viene usata in rombo, in rombo pongo. Che tanto gli hanno già tolto la volta, infatti. Poi, ok, esisterà, magari creeranno qualche altro mistone che porterà magari non più a fare rombo bomba, magari a fare un po' di link sul terreno, eccetera. Però non lo so. È comunque molto forte perché ti permette di scartare uno e manda uno. Quindi ci sono troppi effetti che si attivano al cimitero e rischi di farti un vantaggio per te. Lo so, però sai cosa c'è? Già soltanto per specialarla, comunque devi scartare un livello 5 o superiore oscurità. Malicious. Ok, però comunque tanto Malicious è già 2. Però c'è anche Destrudo. Destrudo. E poi? E lo scarti, poi lo paghi e lo riporti indietro e inizia a fare il fondo. Insomma, non lo so. Molto forte. Ci mancherà anche lui comunque, cioè nel senso, a uno. A me no. Perché a me sì, a me sì tantissimo. Poi abbiamo Shurik dei Nimrods e qua c'è da fare un discorso particolare. Sia per questo che per quella dopo. Per Shurik, e anticipiamo perché non è più in lista anche un certo Necros of Brion, una carta da 120 euro. Cioè ragazzi, cioè, quando era uscita. Io ricordo il delirio, credo che ci sia anche Mini che si ricorda ancora lo scherzo che io ho fatto. Io mi ricordo adesso Tony, che era venuto da me tre Nimrods of Brion, 360 euro, 121 per il più, aveva detto sì, non c'è problema, ti perché era, cioè, c'è da dire una cosa, credo che sia stato il primo mazzo con, io lo potrei definire multifunzionale, perché comunque alla fine dei conti aveva una risposta a tutto, era stabilissimo, aveva una stabilità di quelle allucinanti, però a differenza, e che non si offendano tanti giocatori, a differenza di tanti mazzi che ho visto passare come top tier, quello ragazzi era un mazzo in cui il cervello serviva, perché sbagliavi un passaggio, mandavi a monte un'intera partita. Quindi io non ho giocato Necros perché era al di fuori delle mie possibilità da narose. Però ammetto e rispetto il fatto che comunque per giocare Necroz come si deve era necessario utilizzare la materia grigia, e io sapete che sono uno a favore di quando si utilizza la materia grigia, perché ci è andato il cervello, usiamolo. Quindi personalmente, se riaffioreranno i Necroz e riporteranno fuori, spero non da monometa, però comunque sia un mazzo in grado di far valere le capacità di gioco di chi sa giocare, io sono contento. Però sai che contro Brionac non è monometa, però un bel tuffo nel meta ce lo fa. Ma ben venga il tuffo pulito nel meta, poi comunque abbiamo altre uscite che stanno arrivando, qualcosa va incontro a questa banned. Esatto. Qualcosa va anche contro, invece, perché comunque giustamente avranno del prodotto nuovo da proporci, loro già sanno cose che ancora noi non sappiamo,
quindi metto in conto... è comunque ufficiale che il Dual Power, che dovrebbe uscire ad aprile, abbiamo Necroz, c'è scritto sul sito, verranno ristampati i Necroz del 2015, quindi io presumo tutti, o comunque quasi, magari non quelli, però i principali, Priona, Trishula, Valkyrius. Presumo comunque che quindi abbiano già fatto anche i loro conti, che ci stiano a nozze all'interno del meta. Sì, sì, no, assolutamente. Comunque Shurit era molto forte, averlo uno, quando era uscito era 3, ed è una carta che dava tanta stabilità. Sì, se sì. Non sbaglio anche in preparazione dei riti ancora 1. Quindi... Ci sono carte che lo rendono comunque, a mio parere, però un mazzo forte. Pre-preparazione dei riti che non era uscita quando c'era Nicolas, adesso invece c'è. Potrebbe fare la differenza, dici? Anche Ben 10, che è quello che puoi scartare quando viene scartato Arne. Se potrebbe creare un mistone un po' interessante. Vedremo. Ai posteri largo sentenza. Esatto, ci vediamo tra 3 giorni in sostanza. E qua? Qua? A volte ritorno. A volte ritorno. Qui sarà contento Tess, che è impazzito malissimo. Costrutto, negli shadow. Chiedeva lo sband costrutto praticamente da tempo immemore. Sì. Dopo 4 anni, perché era 2014, fine 2014, le nostre bambole ombra tornano ad avere il loro pilastro. Chissà se anche Shadow a questo punto infatti avrà possibilità di ritagliarsi una fetta di meta. Molto forte, mi piace un sacco, veramente. Poi abbiamo... Ci stai emozionando? Veramente. La Brilliant, che veniva giocata in Thunder Dragon, e viene messa a 1. Ci sta oggettivamente, non tanto, non era forte tanto perché evocava una fusione gratis praticamente, e quindi o se era finita che ti dà la normal in più, oppure Prisma Aura che era un mostro tuono che quindi poi utilizzavi per tutte le tue combo. Quanto per il costo? Quanto per quello che veniva mandato al cimitero? Tu mandi Fairy Tail, ce l'hai lì al cimitero da quel momento in poi per tutta la partita, mandi... Io ne so, adesso veniva mandata la Viverna Eclisse, perché poi banni Dad, ad esempio, via giochi Dad, lì giochi Diabolos, cioè, troppo versatile comunque, ti dà tanta stabilità, sì, su più fronti, troppo forte, quindi a uno, e diventa quasi ingiocabile a uno, perché adesso cosa fai? Giochi una di questa e il target Gem Knight nel mazzo, rischi di pescare una volta uno, una volta l'altro, non ha senso. O lo giochi in un mazzo che riesce ad addarsi questo, un mazzo tipo con i predapianta, quindi qualcuno monterà qualcosa del genere, o se no niente. E poi hai colto il suggerimento. Io no. E poi abbiamo questa carta qua, dorata. Ragazzi, questa carta ha fatto il giro della ban, credo, in non so quanti modi, perché da che io memoria è stata dentro, fuori, sbannata, 1, 2, 3, cioè... Ragazzi, al momento abbiamo il sarcofago d'oro che torna limitato a 1. Però anche qui era stato messo a 3 perché è fondamentale in Thunder Dragon, è rota per il Thunder Dragon perché praticamente butti addo ti evoca pezzo alla fine. E da solo con questo potevi avere 4 carte inutili in mano, e questa in mano e riuscire a calare 2 colossi solo con questa. Quindi capisci che... È una carta costosa. È una carta forte. Quindi a 1 ci sta oggettivamente. Prima magari era stata messa a 3 per spingere la vendita del prodotto, adesso si torna indietro un attimo, anche perché il mazzo oggettivamente è bravo. E per il momento sembra essere uno step sopra gli altri. Quindi. Anche vedendo il resto della banda, poi spiegheremo perché. Poi abbiamo il Magical Midbreaker Field, che in italiano è campo spezza mezzo magico. Traduzione, no, non possiamo commentare la traduzione, è vero? Ci vogliamo bene. Molto bella come traduzione, mi è piaciuto il gioco di parole. Veniva usata comunque nei mazzi, quelli appunto che tendono a fare FTK, comunque una pull molto forte, perché dice che è un terreno che dice che i tuoi mostri non possono essere distrutti o targettati, i mostri, e non puoi attivare altre carte terreno in quel turno. Non ne attivi, detto niente. Quindi comunque ce l'hai lì, proprio Veer non lo puoi attivare perché non può targettare, non puoi attivare opere perché non puoi spaccare, insomma era un po' forte, era un lascia passare, era proprio tutta la bomba, quindi via. Poi abbiamo Scapegoat, tanto comunque c'è Terraformare, esatto. A due. Poi abbiamo Scapegoat, anche questo sempre il discorso dei token gratis, era a 2, adesso mi sa che pian piano va. Ne rimane uno di carta che genera token gratis, che è il Mare Mare,
che non è una canzone, niente, mare, 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 mare. Ma quella entra facile perché comunque lo evochi attraverso un sincro degli Yan Zing, e quando entra tu poi c'è un livello 7 e puoi ridurre il livello fino a 4 e generare 3 token praticamente. Così. E sai, 3 token per un altro mostro. E tanta roba. Poi abbiamo slash draw, estrazione squarcio, bellissima la traduzione. E sono sempre. Questa volta è vero, cioè, ci piace davvero. Che era la base dell'FTK che Joshua Smith ha portato all'ICS di Milano, che sembra un mazzo senza senso, invece si arriva e ha fatto tot, quindi evitiamo che questo FTK si diffonda e tocchiamo direttamente questa carta che per funzionare deve avere almeno due copie di se stessa, quindi a uno, come mettere Malicious a uno in sostanza, inutile. Interessante. Va bene, quindi per non arricchire il numero di carte bandite ne mettiamo una limitata, come se fosse bandita. Per quanto riguarda le semi limitate non abbiamo alcun tipo di novità. Io sono le limitate, semi limitate. Bene, mi piace. Non è che non ho stampato io. No, è che non avevamo abbastanza tempo. Non ho tagliato quello. Non più in lista, attenzione qua. Allora, io quando ho visto non più in lista in Zector Hornet, a parte il tuffo nel passato, che questa è proprio la banned list del tuffo nel passato, però ho detto effettivamente potrebbe anche avere senso, non è più comunque quel mazzo devastante di una volta. Non so sinceramente rispetto al gioco attuale quanto questo mazzo potrebbe essere realmente efficace tuttora. Chissà, magari una bella nuova sfida sarà tirar fuori un Insector qualche competitivo, sicuramente. Sicuro. Senza contare che magari ho pensato anche, tutta quest'area di nostalgia con la quale Konami comunque ci sta riproponendo dei vecchi archetipi, magari nelle prossime uscite salta fuori qualcosa dedicata agli Insector e a voglia poi nostalgici stappano spumante. C'è quindi ancora la libellula, però piano piano. Però pian piano, piano. Cioè, già vedo anche che Exiton. Vabbè, Exiton però a 3 o 1. Ha tolto proprio il giubbino. Non è che cambi tanto, alla fine ne giochi uno. Quindi. Però fa male. E questo, anche questo torna piano piano. Il mago Wildup. Cioè io non vedo l'ora che. Wildup però era bellissimo. Io sinceramente non vedo l'ora che mi sbanino tutto Windup. Manca solo una carta, c'è Zemmite a zero. È detto. Non è qui. Rapid balle. L'Ixis più forte. Però c'è anche da dire una cosa, che sinceramente, oggi come oggi, fare la mega combo legata a Zemmite potrebbe essere problematico. Se viste la entrap è finita. Viste considerato che tra entrap il limite sul praticamente fare Xyz che è legato al fatto delle zone extra e quindi mostri link, secondo me potrebbero provare anche a dargli un'aria di respiro. E poi organizziamo un torneo stile 2013 di Noravi in Sector, quindi a me quel meta qua era piaciuto quello bellissimo, che poi c'era anche il mazzo quello dei draghi con Light Pulsar eccetera, che deve essere la tour, bellissimo. Lo facciamo. Caos Dragon. Spettacolo, bravo. Spettacolo, ragazzi. Questa 3 invece secondo me è un problema, Kaiju Slumber. Sì, secondo me questa probabilmente potremmo vederla come la scommessa di Konami. No, anche una carta di side, cioè adesso prima era 1, quindi se uno non la gioca 3 di side. Sai, potrebbe essere l'azzardo, quella carta che dicono proviamo a vedere se però è una fai il forte, non, da 1 a 3 proprio. Vediamo. Io ripeto sempre il concetto, quando ci troviamo davanti a delle cose che magari non ci sembrano così chiare, e sia chiaro, non per giustificare Konami, perché quando comunque fa qualcosa che non mi fa impazzire lo diciamo. però ritengo che spesso e volentieri dietro determinate scelte
ci sia magari qualcosa che è relativo a ciò che noi non sappiamo. Perché effettivamente, cioè, noi non sappiamo già tutto quello che esce da qui a X di tempo. E bisogna considerare che le banned list, per quanto al momento siano tornate a una regolamentazione un attimino più quadrata rispetto agli ultimi tempi, però comunque devono coprire un lasso di tempo nel quale loro magari sono già fatti dei calcoli di qua potrebbe uscire questo, potrebbe succedere questo, meglio che sia questo, quindi piuttosto che fare 30 ban di emergenza, come l'avevano chiamate, per ovviare a situazioni a cui ci si poteva pensare prima, loro magari comunque si portano avanti con queste cose. È un'ipotesi, sia chiaro, non è una giustificazione, non lo possiamo sapere. Secondo me, e anche secondo Fox, è un azzardo questa slumber a 3. Vedremo cosa diranno i campi da gioco, ovviamente. Esatto. Poi abbiamo la tempesta avanzata di Monarchi, bella carta, però dov'è che si gioca adesso alla fine? Si gioca in True Draco e può essere magari un aiuto a True Draco contro Thunder Dragon, perché se c'è giù un colosso alla fine True Draco da tutto. Ti faccio uno spoiler, sto rimontando Monarchi. Monarchi, sai che a tre questa, a tre eruzione, manca solo il panteismo. Mamma mia. Sì. Noi bambini dell'asilo. No, però guarda che ci sto pensando seriamente, anche perché ho avuto un paio di dritte su un paio di carte da utilizzare che fanno cose belle. Bel mazzo. Soprattutto con col mega monarca con Zavol. Da Zavol. Eh sì, avevamo discusso di questa cosa. Nel momento in cui ho visto Stormfront che tornava a tre, ho detto: senti che profumino di monarchi che sta arrivando. E cosa abbiamo? Il virus. Qui credo che ci troviamo nuovamente in una condizione di... un discorso un po' strano. Perché la banned list è così... Vai avanti tu che vieni da ridere. Non ha toccato né Sky Striker né Altergeist. E uno dice, ma com'è possibile? Infatti ieri ne abbiamo parlato io e te con altre persone e tutti dicevano, sì vabbè, non è stato toccato in nessun modo. Ma nessuno ha guardato questa carta qui. Questa carta qui è la carta penso più sbagliata nei confronti di mazzi che si basano su trappole e omaggie. Cioè si giocava contro spell ai tempi. Assolutamente. Perché per tre turni il tuo avversario praticamente gioca senza magie o senza trappole, a tua discrezione. Ora, caro giocatore di Sky Striker. No, ma poi esiste Thunder Dragon che appunto cala un colosso che è, è proprio un'oscurità che può essere tributato per attivare il virus. Quindi... già il colosso ti nega la possibilità di aggiungere, quindi già ti blocca tutto. Se poi ti faccio anche questo, mi stringi la mano in sostanza. No, non me la stringi perché... A questo punto potremmo vedere forse l'equilibrio tra ti tolgo questa e ti metto il virus. Però considera che ha avuto un bel supporto nell'ultima espansione perché è uscito un mostro, un lupo, che quando entra dice puoi bannare uno dalla mano e puoi bannare uno con lo stesso tipo dal deck e quindi fa da sarcofago. Lo so, però comunque alla fine dei conti abbiamo visto che non c'è più coda favola. Sarcofago 1. Poi vabbè, adesso arriverà questo lupo. Boh, forse anche... No, ma comunque cioè, è utile anche nei mazzi quelli che spammano mostri oscurità. Ma anche gli structure che abbiamo visto qualche mese fa, Layer of Darkness, che ti evoca comunque un ciccione, oscurità, lo tributi ai vinti. E tanti saluti. E diciamo che questa è un'altra di quelle carte che ci lascia un po'... perplessi. Perché poi da 1 a 3, non da 1 a 2, non fa la scala. Non fatto fare la scala a carte che vuoi dici perché... O che ci sia una qualche... non è che c'è magari una qualche errata in arrivo... Non lo so, non credo, perché io sono sicuro che l'abbiamo aperto in uno dei recenti structure che abbiamo fatto. No. L'avrebbero messo. Tu dici potenzialmente c'è un'errata, si sapeva come sì. Per il chat. E quindi, boh, questa è forse la carta che ci lascia un po' più me di tutta la banned. Sì, decisamente. Noi siamo abbastanza concordi sul... Boh, non so, diteci anche voi la vostra, perché comunque sia... indubbiamente è una banned che ha tanto di cui parlare e questa probabilmente sarà una delle carte su cui discuteremo di più. Esatto. Vabbè, finiamo con tre carte anche qui abbastanza nostalgiche. Un pezzo di storia proprio. La barriera demoniterna.
che torna a 3. Perché no? Ma intanto sì, non dovrebbe essere più. E poi domani. E domani. Boom! Pizzero incontrastato. Il bibliotecario, che vabbè, anche qui a 3 ci sta. Ci sta alla fine. Abbiamo comunque. Già pochi mazzi giocano in sincro. Pochissimi giocano in librario, quindi. Piacere, pochissimi. E questo invece potrebbe anche questo essere un problema. Questo limite removal. Sì, rimozione di limite con i train, con i cyber drago in giro. Già quelli ti capono abbastanza facile. Tu gli dai una cosa che raddoppia per essere sicuri di non sbagliare. C'è da dire una cosa, che comunque stiamo parlando di mazzi che non hanno la stabilità di tanti altri. Se poi comunque nel meta ragioniamo anche in fattori di sta per tornare anche Necrots, forse si ritaglierà una fetta anche Shadow, chissà che mai che salti fuori qualcosa nuovamente per Insector, potremmo comunque azzardare che questo limit removal sia il pesino messo da quella parte della bilancia per rendere comunque equa la cosa, perché comunque seppur sono mazzi che puntano all'OTK, sono comunque mazzi che hanno bisogno di una certa stabilità e di arrivarci all'OTK. E dall'altra parte si stanno aprendo a ventaglio mazzi che tornano dal passato che potrebbero essere un ovvio ostacolo per questo tornare all'OTK. Quindi tutto sommato non è, sì, non è, quella che non è la carta che ci lascia più me. Sì, sì. Rimaniamo d'accordo che la carta che al momento comunque ci lascia più me è questo virus. Decisamente. E che dire ragazzi, noi stiamo per salutarci, ma ci piace stuzzicare, stimolare anche la vostra opinione. Direi che è venuto fuori un bel videone, anche perché era una banner che strameritava un videone del genere. 26 novità. Direi che ci farebbe molto piacere sentire anche la vostra, commentate tranquillamente sotto, ricordatevi di spolliciare, sia che vi sia piaciuto che non vi sia piaciuto, tanto parlino bene e parlino male, l'importante è che parlino, dicevano anche io, va sempre bene, bravissimo, e poi anche il confronto va sempre bene, quindi io spero che in tanti abbiano voglia di dire la loro. Noi, o io, Fox, o anche Yas e Simo, gli altri che ci danno una mano comunque col canale, appena possibile rispondiamo sempre, a rispondere sempre uno di noi, e speriamo che poi da un eventuale confronto nascano poi delle discussioni interessanti e degli spunti per arrivare oltre, perché alla fine dei conti quando ci mettiamo a fare il video banded, che comunque è un po' il video tra virgolette più serio di quelli che facciamo, ci piace anche per questo, perché porta questi stimoli, ecco. Che dite? È tutto. Salutiamo ragazzi. Io rubo questa carta. Ecco, vabbè, mi hanno fregato il Chad. Pazienza, un saluto a tutti, un saluto anche a tutti quelli che ci hanno seguito qua direttamente in studio, potremmo dire. Oggi ci abbiamo tutti gli ospiti. Ciao a tutti e grazie ancora. A presto. Ciao. Ciao.